benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Barbara D'Urso sta per tornare in Italia. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. Il suo periodo di studio a Londra si sta per concludere. Sappiamo che la conduttrice campana era volata in Inghilterra proprio alla vigilia dell'inizio di pomeriggio 5. Non proprio una casualità. In molti, infatti, hanno pensato che la D'Urso abbia colto la palla al balzo per allontanarsi da tutto il chiacchiericcio che sarebbe nato a seguito del debutto della sua sostituta Mirta Merlino. Ed infatti di chiacchiere se ne sono fatte parecchie. In molti rimpiangono Barbara e chiedono a gran voce un suo ritorno a pomeriggio 5. Cosa che non avverrà. Questo è sicuro, visto come si sono conclusi i rapporti tra la conduttrice campana e Mediaset. Da considerare anche il fatto che sino a fine dicembre, Barbara è legata da un contratto in esclusiva con Mediaset. Quindi per lei sarà impossibile tornare in TV prima di quella data. Ecco che allora ci si domanda, cosa farà la nostra Barbarella da qui a fine anno? È stata proprio lei a rivelare che, a partire da inizio novembre, sarà impegnata in teatro, con le nuove date della pièce teatrale Taxi a due piazze. Si tratta di una rivisitazione al femminile della commedia di Ray Cooney del 1984, in cui Barbara D'Urso recita accanto a Franco Oppini, Giampaolo Gambi e Rosalia Porcaro. Il tutto per la regia di Chiara Noschese. Dunque, a novembre la nostra Barbara sarà impegnata a teatro. Poi cosa succederà? Bella domanda. La fine dell'anno si avvicina e si preannunciano scintille. Da gennaio la D'Urso sarà libera da ogni vincolo contrattuale e potrà fare ciò che vuole. La potremo vedere in Rai, oppure su Sky. Chissà, magari sulla 7 o su Discovery. Ciò che è certo e che tutte le trasmissioni faranno a gara pur di averla come ospite, anche per capire cosa ci sia dietro l'improvvisa cacciata da Mediaset. Anche Antonio Ricci ha fatto capire che la D'Urso avrà molte cose da raccontare. Insomma, vuoterà finalmente il sacco e dirà la sua verità. Il papà di Striscia la Notizia ha anche rivelato di aver proposto alla D'Urso di partecipare al TG satirico, ma lei avrebbe declinato l'invito a causa di questioni legali. Da gennaio però, ha assicurato Ricci, Barbara vuoterà il sacco. Non ci resta che aspettare. Cosa ne pensate? Dove la vedremo in TV? Possibile che vada proprio a Striscia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.